pronti al ritorno del Signore. Alleluia. Siamo pronti al ritorno del Signore. Gesù sta tornando. Con quello che si sente, Gesù sta tornando. Signore, io voglio essere pronto al tuo ritorno per stare con te per l'eternità. Pensate che quello che stiamo avvertendo stamattina è una minima parte di quello che noi avvertiremo in cielo. Pensate per l'eternità, a stare alla presenza di Dio. Signore, non vedo l'ora di vederti faccia a faccia e finalmente poterti abbracciare. Alleluia. Voglio, sento nel cuore di raccontare una parte della mia testimonianza, perché Dio mi sta spingendo a fare questo. Sono nato in una famiglia cristiana. Sin da piccolo i miei genitori mi hanno dato i giusti insegnamenti. Io sono nato in un periodo particolare della vita di mia madre e di mio padre, perché sono nato dopo pochi mesi che mia madre ha perso un figlio di soli 6 anni per un incidente in casa. Si chiamava Davide, come me. Così mia madre in quel periodo ha conosciuto il Signore e hanno parlato di Gesù, perché io penso che solo uno, un solo nome può colmare quel dolore della perdita di un figlio. E gli hanno presentato il Signore. Così mia madre è andata in chiesa e in quel periodo era il periodo che aveva appena conosciuto il Signore, era incinta di 9 mesi di me, e mia madre ha fatto il patto in acqua che era incinta di 9 mesi. E quando io poi dopo sono nato, lei mi ha sempre raccontato una cosa, ha detto: nel momento in cui tu sei nato, io ho detto al Signore: Signore, un figlio te lo sei preso, me l'hai dato di nuovo un altro figlio, ma io lo consacro a te, io voglio che questo mio figlio deve spendere la sua vita per onorare te, per servire te. Così io sono cresciuto negli anni con questa cosa nella mente, che mia madre di continuo mi diceva: io ti ho consacrato al Signore, io ti ho consacrato al Signore. Ma mentre crescevo io ci soffrivo, perché dicevo: è una decisione che tu hai preso, non ho preso io, non puoi scegliere tu per la mia vita. Ma questo è molto importante, poi vi spiego perché. Perché passando gli anni io desideravo le mie cose, così ad una certa età ho fatto domanda nelle forze armate per arruolarmi nella Marina Militare, era il mese di giugno, e quando sono riuscito ad entrare in queste forze armate mi hanno dato una divisa bianca, che era il periodo estivo. Io mi sentivo l'uomo più felice del mondo, più orgoglioso con quella divisa bianca, e credetemi, con almeno 50 kg in meno io mi sentivo benissimo. Dicevo: sto benissimo, 50 kg in meno, la divisa bianca, mi sentivo proprio benissimo. Ma passò un poco di tempo, mi chiamarono per un semplice errore fatto nella domanda di ammissione. Io sono stato cacciato da quella caserma, mi hanno detto che non potevo più seguire quel corso, perché avevo dichiarato il falso ad un pubblico ufficiale per aver messo la crocetta al posto sbagliato. Era una dichiarazione mendace ad un pubblico ufficiale. Così lì veramente è iniziato un periodo difficile della mia vita. Veramente ho provato cosa volesse dire la depressione, l'ansia. Io non riuscivo più a fare nulla e dicevo, a modo mio, pensavo di conoscere Dio, e dicevo: Signore, tu puoi fare ogni cosa, fammi ritornare nella Marina. Io vengo alla scuola domenicale sin da quando sono nato, lo so che tu sei il Dio dell'impossibile, fa che io possa ritornare nella Marina. Così è passato del tempo, mio padre ha speso tutto quello che lui aveva, tutti i suoi beni, tra avvocati e cose varie, per cercare di fare una causa. Non ci siamo mai riusciti, io non sono mai più ritornato nella Marina Militare. Così sono andato avanti nel tempo, così ogni notte io facevo un sogno. Non sono uno che vado dietro ai sogni, però venne un periodo che io sognavo tutte le notti me stesso con quella divisa bianca addosso. Io dicevo: Signore, grazie, tu mi hai risposto, io ritornerò nella Marina, perché sono 4-5 notti che io sogno sempre me stesso con questa divisa addosso. Così quando mi sono svegliato, l'ennesima volta che l'ho sognato, mio fratello, il mio primo fratello, mi ha presentato dei fratelli zigani che erano ospiti qui a Napoli. Io sono andato da uno di loro, non so se voi li conoscete, ma uno di loro si chiama Benji, il pastore Benji, e io gli ho raccontato quello che ho raccontato a voi in questo momento. E lui iniziò a dire sulla mia vita: io credo nel sogno che tu fai, ma io credo che Dio ti stia chiamando a un ministero. Dio si vuole usare di te. Quella divisa bianca che tu vedi non è la divisa della Marina Militare,
Dio si vuole usare della tua vita. E io mentre ascoltavo quelle parole, da una parte lo Spirito Santo iniziava a parlare alla mia vita, ma dall'altra parte io cercavo di respingerlo e dicevo: lui mi sta distruggendo tutti i miei sogni, io voglio ritornare nella marina, quello è il sogno della mia vita. Ma quelle parole, mentre mi venivano dette, io le realizzavo dentro di me, dicevo: Signore, ma cosa io posso fare? Qual è questa chiamata? Cosa vuol dire? Se è questo, cosa posso fare? Non sapevo cantare, non che adesso lo sappia fare, non sapevo suonare, non ne capivo nulla di musica. Dicevo: in che modo io devo servirti? E lui disse: non ti preoccupare, arrenditi alla volontà di Dio. Dio ha un piano straordinario per la tua vita. Alleluia. Così come andai da quel luogo, man mano i giorni passarono, disse: Signore, la prima cosa, se è nella tua volontà, se questa è la tua volontà, tu devi cancellare dal mio cuore questo desiderio di ritornare nella marina, perché credetemi, quel desiderio mi stava uccidendo. Io non pensavo ad altro. Così una mattina entrai in chiesa e mentre ero seduto io vedevo una scena davanti agli occhi. Io vedevo me stesso, vedevo degli angeli accampati intorno a me e con delle spade di fuoco mi colpivano, però ogni colpo che mi davano io non provavo dolore, io provavo un respiro di sollievo, e Gesù mi stava liberando da questo pensiero che mi tormentava. Da quella mattina, durante quella predica, il pastore fece un appello e disse: stamattina c'è un foglio bianco, devi soltanto mettere la firma, la tua storia la scriverà Dio. E io mi alzai a quell'appello e disse: Signore, la mia vita è nelle tue mani, io non lo so quello che tu farai nella mia gloria vita, a Dio. Ma io metto questa firma perché mi fido di te, e questo lo dico alla gloria di Dio, perché io oggi sto realizzando la volontà di Dio nella mia vita. Certo, le difficoltà non mancano nella mia vita, ho attraversato veramente cose che, se inizio a raccontarvele, voi direte: ma come fa ancora a stare con un microfono in mano e ad andare in giro a proclamare la potenza di Cristo? Perché io credo nella chiamata che Dio ha per la mia vita, e non importa tutto il resto di quello che succederà, io servirò il Signore fino all'ultimo respiro. E voglio fare insieme a questi cari, e vi chiedo di pregare per noi, perché noi vogliamo continuare a spendere la nostra vita per Dio. Non importa quello che stai attraversando, non importa quale sia il tuo progetto, mettilo nelle mani di Dio, perché quando ti arrendi alla volontà di Dio, nessuno potrà impedire il piano di Dio per la tua vita. Come dice il prossimo canto, che dice: chi mai potrà? Quando ho scritto questo canto, l'ho scritto in un momento dove questo gruppo stava per finire, stava per essere tolto da mezzo, tante difficoltà, tante circostanze che ci circondavano. Io dicevo: Signore, ma tu mi hai dato una chiamata, io so che quello che sto facendo è perché tu ce l'hai messo nel cuore, tu ci hai mandato. E Dio mi rispose con le parole di questo coro: chi mai potrà cambiare un mio disegno? Chi mai potrà impedire la mia volontà? Chi mai potrà chiudere ciò che io ho aperto? Se Dio ha aperto una strada davanti a te, nessuno, nessuno la potrà mai chiudere. Le promesse di Dio sono sì ed amen. E forse stai aspettando la promessa di Dio da molto tempo. Non temere, perché Dio non dimentica. La tua promessa gli sta dinanzi giorno e notte. Devi soltanto sapere aspettare il tempo di Dio, e Dio opererà nella tua vita. Amen.
Amen, alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Io confido in te questa mattina. Gloria a Gesù. Alleluia Gesù.
gloria a Gesù. Non ho parole. Gloria a Gesù. Alla gloria di Dio non ci sono parole. Gloria a Gesù. Gesù Luca.